Il tempo si è fermato al Quirinale, ma solo per pochi minuti, intendiamoci, quel tanto necessario a sostituire il vecchio orologio con un nuovo meccanismo a comando elettronico. L'altro, quello che c'era prima, va in pensione e ne ha tutti i diritti perché prestava servizio dal 1854. Quando nel 70 Roma fu proclamata capitale del Regno d'Italia, nessuno pensò di epurare l'orologio del Quirinale, reo di aver servito per 16 anni lo Stato Pontificio, così come non fu epurato dopo la proclamazione della Repubblica. Ci ha pensato invece il progresso a depurarlo, ed ora, dietro l'antico quadrante, batte un cuore alimentato da un campo magnetico.